sempre aspetti risposte, pareri per i tuoi progetti, per i tuoi desideri. Coltivi l'orto della serenità. Sono tutti amici, ma sono pochi sinceri. Sembra una gara di false cordialità. Sei come quella gente che non si accontenta, dice che non ha niente, ma prova un po' a guardare tutto quello che hai e non a quello che vuoi. Vietato lamentarsi, vietato lamentarsi, vietato. Ben ritrovati con Ceramicanda Amici. È già comodamente seduto il professor Tiziano Bursi, ordinario all'Università di Reggio e Modena. Tra poco lo raggiungeremo, le news di Daniela D'Angeli e GEAL, il servizio tecnico che vi proporremo questa sera. GEAL è un'azienda alle porte di Prato che si propone con prodotti che vanno a migliorare il gres porcellanato. Mentre per quanto riguarda nella rete, quest'oggi vi parleremo della voglia di voto. Bentrovati, iniziamo con l'economia. Un impatto limitato, ma non per tutti. Una recessione in Russia causata dalla crisi ucraina non sarebbe, secondo Moody's, un evento catastrofico per l'Unione Europea. La mappa della vulnerabilità vede ai primi posti la Lituania per l'interscambio commerciale, Cipro per l'esportazione di servizi e flussi di capitale, Russia e Austria per l'esposizione delle banche. Arriva anche l'Italia, con rischi però limitati. Per l'Enel si parla di basso rischio, per Unicredit invece il rischio si alza, siamo a medio rischio per la controllata Unicredit Bank Austria, che là è esposta per molti milioni di euro. Rimettere al centro delle politiche europee l'economia reale e quindi l'industria per ricostruire con concretezza la fiducia in un'Europa forte e solidale. Sono parole con le quali Giorgio Squinzi ha commentato il voto del 25 maggio, cogliendo scetticismo e censura nei confronti dell'Unione Europea. Ecco perché ha rilanciato l'appello a non disertare le urne, definendosi un europeista ultra convinto. Veniamo alla ceramica. Il premio Joe Tarver Award for Lifetime Service to the Tile Industry, un riconoscimento riservato a personalità che hanno portato un grande contributo all'industria ceramica, è stato consegnato nel corso dell'ultimo Coverings a Luciano Galassini, vice direttore di Confindustria Ceramica. Il premio porta il nome di Tarver, che dell'associazione che ha creato anche il Coverings è stato direttore esecutivo dal 1972 al 2002. Luciano Galassini è il secondo italiano a riceverlo dopo Giorgio Squinzi. La scuderia Toro Rosso si espande e sceglie ancora una volta la ceramica del Conca. La nuova sede del team Faentino di Formula 1 è in espansione. Ancora una volta, appunto, la del Conca SPA fornirà ufficialmente la pavimentazione. Si tratta di 7.500 metri quadrati con i rinnovati reparti ricerca e sviluppo, design e fluidodinamica, due sale test per il reparto ricerca e sviluppo, uno spazio per i progettisti, un'ampia sede per l'assemblaggio delle vetture da Formula 1. Nuovo piano di sviluppo, taglio dei costi industriali, rinnovo degli ammortizzatori sociali, ritorno all'utile a partire dal 2015. Il gruppo Ceramiche Ricchetti di Casalgrande prosegue in questo modo la strada del rilancio, approvando il bilancio 2013. L'unica nota negativa è il pesante passivo che hanno dovuto approvare, poco meno di 20 milioni di perdita, che si aggiungono ai 14,8 già registrati nel 2012. È professore ordinario di economia e gestione delle imprese all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è responsabile del corso di laurea Economia e Marketing Internazionale presso la stessa università. Si occupa e studia il distretto industriale da molti anni. È con noi il professor Tiziano Bursi. Buongiorno. Se noi guardiamo le classifiche mondiali delle università più prestigiose, quelle che riescono ad esprimere maggiore qualità, vediamo che la prima università italiana è al 160° posto. Cosa è cambiato? Vedo che metti il sale su una ferita, quindi direi
Di statistiche piene il mondo, quelle nei confronti delle università non sono certamente statistiche molto benigne, molto favorevoli. Occorre anche dire che questi indicatori sono indicatori di performance quantitativi e che non sempre danno conto della qualità del lavoro che si fa all'università. L'università ha bisogno, la nostra, di condizioni che oggi rinveniamo sempre meno. Servono risorse, laboratori, servono tecnici, servono ricercatori in movimento e non in fuga. Ora, noi queste condizioni oggi non le abbiamo. Abbiamo una competizione che è sempre più forte, abbiamo competitori vicino a casa, Francia, Germania, Gran Bretagna, un po' più in là, Stati Uniti, Cina, India, Corea, eccetera, eccetera, eccetera. È difficile reggere la sfida con questi competitor. Il paese è un paese che ha tanti problemi, ha tante priorità. L'università non è tra queste priorità. L'università può attendere, quindi possiamo ancora scendere nelle classifiche. Lei è uno dei docenti universitari più vicini al settore ceramico, nel senso che la seguo da molti anni, l'ho vista protagonista di convegni e devo dire che ho puntualizzato spesso nei nostri programmi i suggerimenti che lei di volta in volta ha dato al settore. L'internazionalizzazione, il fare comunione, le banche, le imprese, i comuni, cioè andate nel mondo, fate sistemi, aggregatevi. Ecco, che sono stati puntualmente questi suggerimenti disattesi. Ora è troppo tardi? Ma guardi, io non sono né San Giovanni che predica nel deserto, né Cassandra che ha predetto la caduta di Troia. Sicuramente molte analisi fatte in passato hanno dato una serie di indicazioni su possibili trend e su possibili evoluzioni. Questo è un settore che ha fatto tanta strada, che ha fatto una corsa straordinaria, che l'ha portato fino al 2000 a raggiungere traguardi insperati e dopodiché ovviamente è seguita una fase di inversione, di fase discendente. Queste cose, questi trend potevano essere prevedibili. Tutti i settori hanno queste fasi di grande espansione e poi di rallentamento e di discesa. Quello che non era prevedibile è l'accentuazione di questi cambiamenti. In realtà dal 2000 in avanti è cambiato il mondo. La globalizzazione, l'affermazione di nuovi competitor, una concorrenza più feroce, un mercato che si è allontanato, lo sviluppo che è andato altrove. E questo ha trovato un po' spiazzati. Quindi è sbagliato dire che questa crisi è partita dal 2008, cioè molto prima. Quindi. I problemi, la malattia del settore si comincia già a intravedere nel 2000. Nel 2008 arriva la crisi, ma oggi siamo nel 2013. Sono passati 5 anni e non possiamo parlare di crisi. È cambiato il mondo, è cambiato il contesto. Noi abbiamo imprese in generale che ancora oggi affrontano questa situazione con degli attrezzi nella cassetta che sono ormai inadeguati, sono troppo vecchi, che si portano ancora dietro dei deficit strutturali, dimensionali, di gap di capacità, di risorse, competenze, di logiche di approccio al mercato, di strategie di sistema che non possono consentire al sistema nel suo complesso di stare un po' al passo con il cambiamento, con un cambiamento molto forte e che chiede delle scelte molto strategiche e molto incidenti sulla struttura e anche sulla vita dell'impresa. Ecco, il cambiamento del mondo unitamente al mercato domestico, al mercato italiano che comunque è in gravissima sofferenza oggi, anche dal punto di vista dei termini di pagamento, dei pagamenti a babbo morto, ecco, sta costringendo comunque le imprese del settore a cercare mercati esteri, lontani. Questo presuppone che le piccole imprese non siano agevolate da questo punto di vista. La piccola impresa ha tante prerogative, la sua dimensione le consente mosse molto agili, molto veloci, molto flessibili. Le consente anche di puntare sulla qualità, sulla specificazione, sull'unicità. Queste sono le prerogative dell'impresa piccola. Questo deve fare e l'altra cosa che deve fare è inserirsi in reti di imprese, mettersi al seguito di una locomotiva che la tira e la fa crescere sui mercati internazionali. Questo lo può fare con degli accordi, con delle alleanze,
lo può fare anche facendosi parzialmente comprare da un grande competitor, perché è sotto quell'ombrello che le si garantisce la sopravvivenza. Quindi quando un'impresa viene acquistata non è sempre un male, molte volte la ragione che spiega perché deve farlo e sarà la sua condizione per la sopravvivenza. Veniamo alla ceramica e al Grèce porcellanato, c'è una splendida realtà alle porte di Prato in Toscana, la GEAL, un'azienda chimica che da sempre si occupa di prodotti chimici per la ceramica. Vediamo. Le nostre telecamere sono arrivate qui in Toscana, siamo alle porte di Prato, ma nella provincia di Pistoia. Ci troviamo alla GEAL, dove oggi sono stati invitati un centinaio di tecnici, operatori comunque del settore ceramico, posatori, per parlare di che cosa? Per parlare della sua crociata, dottor Giusti. Mancano le informazioni. Noi si vive in un'epoca, ora, in cui si dice l'epoca della conoscenza. Bene, diamoci da fare perché la conoscenza sia effettiva e non quella vecchia. Se il prodotto non è smaltato, ci sono delle microporosità che inevitabilmente provocano le contestazioni di cui lei parlava. E quindi in che modo bisognerebbe intervenire? Le microporosità in genere non sono sul prodotto naturale, che è il grèce, diciamo così, grezzo, ma sono su quello lucidato, quello lappato, che è anche il materiale che più viene commercializzato ora e soprattutto viene prodotto dagli emiliani, dal distretto, anche nella versione opaca, che è una delle ultime operazioni. Bene, che cosa dobbiamo farle? Prima di tutto bisogna intervenire affinché questa microporosità non siano falsamente riempite con qualcosa che poi viene attaccato anche dagli acidi semplici, Coca-Cola, acqua gassata, eccetera, domestici, e ovviamente anche dai decappanti o dei calcarizzanti alla fine della messa in opera. Quindi bisogna far modo che questi pori non contengano questa roba, questi residui, che sono residui della, non tanto della levigatura, ma soprattutto della lappatura, perché sono residui del post di smalto che viene tolto, residui anche di mole che vengono poi attaccati dall'azione acida. Quali sono le resistenze che trovate sul mercato? Beh, le resistenze che troviamo sul mercato, utilizzo una parola un po' forte, è l'ignoranza, che noi abbiamo tradotto in mancanza di conoscenza, e quel magnetismo della consuetudine che ha portato fino a questo momento ad utilizzare prodotti, metodologie, sistemi di pulizia, di trattamento che sono impropri, quindi ci troviamo a combattere con una sorta di, appunto, consuetudine che è difficile da scardinare. La crociata che noi facciamo è quella di far capire, cominciando dal basso, ma anche influenzando l'alto, i produttori, cioè far capire che la contestazione è frutto di una impropria risoluzione della criticità che può esistere su qualsiasi materiale esiste, che può e deve essere eliminata prima che diventi una contestazione. Quanto vi aiutano gli incontri come quello di oggi? Beh, per noi sono stati fondamentali nella nostra storia più o meno recente e sono tuttora fondamentali. Sono quegli incontri che appunto ci permettono di trovare delle leve, dei grimaldelli per far sì che questa consuetudine sia quantomeno un pochino intaccata, anche perché se di fatto questa consuetudine ha portato a quelle che sono le contestazioni e le problematiche che ci troviamo ad affrontare, forse è davvero ora che venga fatto quel gradino in più di conoscenza, di informazione, che questi meeting ci aiutano a fare e a far fare,
per risolvere questa problematica. Ma queste applicazioni dovrebbero essere fatte all'interno delle unità produttive o direttamente sul mercato? No, devono essere fatte all'interno delle unità produttive. È quello che ci permette di vendere 300 tonnellate di prodotti e ci ha permesso di venderle nel giro di 2 anni appena, ne ancora compiuti, circa 300 tonnellate di solo 3 prodotti, guardate bene, non 10 o 20 prodotti. Deve essere fatta nell'interno del stabilimento di produzione. Alla fine, intanto è vero, noi non lo chiamiamo trattamento, lo chiamiamo completamento. Il materiale si può recuperare anche una volta che arrivasse sul cantiere. L'ultimo intervento che noi si è fatto si sta facendo a Melbourne, senza muoversi di qui. Non c'è bisogno di essere in Australia per risolvere problemi. Le quote rosa qui alla GEL come vanno? Visto che vanno di moda. Vanno bene, io ho messo del mio perché 2 femmine, però insomma ancora c'è tempo. Però abbiamo insomma una rappresentanza, naturalmente una minoranza. Comunque sono, diciamo, di spessore, ce la mettiamo tutta anche se siamo in minoranza. Il settore relativo al marketing e quindi all'espansione del nostro brand sul mercato è una delle cose negli ultimi anni è stata più presa a cuore insieme a tutte le altre, ma comunque è quella sulla quale abbiamo puntato e stiamo puntando sempre di più, quindi l'espansione sia appunto del brand che di conseguenza anche dei punti vendita sul territorio. Il Grass Porcellanato merita, è l'unico materiale da pavimento e rivestimento a cui si può attribuire la caratteristica di essere il più lungo come vitalità, il più versatile, il più sostenibile. In conclusione, mi aiuti a fare il titolo. O ceramica mia cara, affidati alla chimica se non vuoi fare la fine di Prato. Direi di sì. Condivido appieno. Ritorniamo qui nei nostri studi di Casalgrande, siamo sempre in compagnia con il professor Tiziano Bursi. Ha ancora senso parlare di distretto, visto il ridimensionamento? Beh, se lei mi chiede se un giorno diremo c'era una volta il distretto delle piastrelle, diventa difficile dire se ci sarà. Credo che i numeri che noi stiamo leggendo sulla struttura del settore sono numeri che qualche preoccupazione certamente la dicono. Io, per non darli, li leggo in maniera da non sbagliarmi. Ora, negli ultimi 10 anni il distretto ha perso il 37% delle imprese, il 28% dell'occupazione, il 42% della produzione e il 12% del fatturato. Quindi è un'asciugatura. Quindi siamo diventati un distrettino. Piuttosto forte, non è finita, nel senso che questi processi sono destinati a proseguire ancora. Però reggiamo perché nel frattempo a fianco di questa asciugatura è avvenuto anche un processo di riconfigurazione di questo territorio, che è ancora una macchina produttiva, ma sta diventando anche un luogo di produzione di manifatture di qualità. È una struttura più leggera, più dematerializzata, è un luogo di saperi, di competenze, di trasferimento di conoscenze, di tecnologie. È ancora una grande piattaforma. Sono i punti di forza. Tecnologica e logistica, per cui prendiamo ad esempio i produttori turchi, a loro conviene, per servire l'Europa, mandare il prodotto a Sassuolo e da Sassuolo raggiungere i mercati europei. Quindi sono i grandi plus che ha questo distretto. Ovviamente sono punti di forza che vanno in qualche modo poi anche alimentati, che vanno anche incoraggiati, e a fianco di questi magari se seminasse qualche piantina, qualche seme per far nascere qualcos'altro, potrebbe anche essere di grande utilità. E qualche seme arriva anche dagli studi di Ceramicanda, nel senso che ospite proprio
posto suo Franco Stefani qualche mese fa suggeriva che probabilmente l'unica via d'uscita potrebbe essere quella dell'aggregazione, di dar vita ad una sorta di consorzio delle aziende ceramiche. Questa secondo lei potrebbe essere una delle vie d'uscita? Ma quando parliamo di aggregazioni in genere vengono in mente tante cose, i consorzi, le reti e altre forme del genere. A prescindere dalla forma organizzativa, credo che quando uno pensa ad un'aggregazione, ad una rete, deve mettere nel conto che devono esistere tre elementi fondamentali. Il primo elemento è che ci sia un leader, uno, riconosciuto. L'associazione non potrebbe fare da leader? Quello non è un leader. Serve un vantaggio a stare nella rete. E serve un atteggiamento dei membri della rete del tipo lavorare per, lavorare verso, non lavorare contro. Ora, questo è un cocktail, è una miscela, è una formula chimica difficile da mettere insieme. Non c'è una tradizione in questo territorio di formule di chimica di questo genere. Abbiamo delle ottime esperienze di aggregazione di natura proprietaria, cioè di acquisizione di imprese. Però noi critichiamo sempre in modo costruttivo questo territorio, questo distretto, e contestualmente vediamo che comunque è ancora appetibile per gli investitori esteri. Sono arrivati i turchi, sono entrati in Edilcuoghi, sono entrati in Rondine, sono arrivati gli americani, che addirittura ha acquisito l'azienda leader di questo territorio, che è la Marazzi. Quindi evidentemente che cosa sta succedendo? Lo strumento acquisitivo è lo strumento principale che le imprese possono utilizzare per crescere, e questo vale sui mercati maturi che crescono poco. Ora, quando uno fa un'acquisizione, cosa compra? Compra un concorrente, compra un fatturato, una quota di mercato, dei clienti, dei prodotti. E quindi gli americani, piuttosto che Cale, piuttosto che, cosa hanno comperato? Hanno comperato tutto questo. Nel caso di Cale ha comperato un'azienda, due unità produttive, due brand, un ascensore verso i posizionamenti alti del mercato, un pezzo di Made in Italy, l'accesso alla piattaforma logistica, l'accesso a un mercato europeo che sarà maturo, però vale sempre 1 miliardo di metri quadri. Ci sono degli elementi che potrebbero spingerci all'ottimismo? All'ottimismo? Beh, diciamo che l'entusiasmo e l'ottimismo sono le gambe della vita. Poi so che non le ho risposto alla domanda. Sono abbastanza ottimista, sono abbastanza tranquillo sul fatto che diverse imprese dell'area avranno un futuro. Non sarà un futuro per tutte, sarà un futuro per quelle che hanno lavorato per costruirsi un futuro. Veniamo al domandone di Daniela D'Angeli, ed è qui che lei deve cominciare a preoccuparsi. Il marketing è un settore strategico per ogni azienda, quindi anche per quelle del distretto, e non devo dirlo a lei che lo insegna all'università. Nelle aziende del distretto c'è però un vizio, quello di utilizzare il marketing come il luogo dove piazzare figli, parenti e affini. Forse è stato un errore dei ceramisti. Ma non parliamo male dei figli, sono figli molto bravi, figli che hanno vocazioni diverse, che quindi dovrebbero essere inseriti in altri contesti di lavoro. Fare del marketing vuol dire tante cose, soprattutto quello che rende difficile fare il marketing in un contesto come questo è che qua c'è una cultura dominante di prodotto e di processo, per cui è il prodotto che in qualche modo condiziona tutte le scelte ed è il processo che conseguentemente riduce, accantona, mette un po' nell'angolo le altre cose, per cui il prodotto ce l'ho, è buono, lo metto piazzale, dopodiché il resto in qualche modo. Oppure il prodotto ce l'ho, metto sul campo una rete di agenti e da Sassuolo con furore vado a vendere il prodotto in giro per il mondo. Ora, questa storia la conosciamo, è stata una storia che ha dato grandi risultati, grandi successi. Il problema è che ha cambiato il mondo. Da Sassuolo con furore posso arrivare a Copenaghen, a Madrid o Belgrado. Non arrivi in Australia, non arrivi in Cina, non arrivo in Vietnam. Lì ci devo andare con altri approcci. Quindi abbiamo imprese che sono dei grandi campioni di esportazione, protagonisti nel fare investimenti diretti all'estero,
Ma cacciatori di accordi, alleanze, non ce n'è mica uno. E questo spiega la difficoltà che il settore ha nel raggiungere mercati lontani dove lì c'è lo sviluppo. Quei mercati vanno approcciati con logiche e formule diverse, con risorse diverse, con competenze diverse. Quindi non è che ognuno va ovunque in modo sciolto. E neanche tutti possono far tutto e mettere a piazzale. Quindi il salto diventa un salto, come dire, proprio di riconfigurazione della strategia delle aziende, che vuol dire produrre a Sassuolo una manifattura di qualità e competitiva, vuol dire innovare i prodotti, ma farlo sul serio, vuol dire avere presidi all'estero corretti, con strutture, con brand, e vuol dire avere le fabbriche in ordine. Quante sono le fabbriche in ordine in questo territorio? In ordine vuol dire tecnologicamente. Occorrono però risorse, quelle che mancano in questo momento, per fare tutto questo. Occorrono risorse, questo è vero. Occorrono risorse, però occorre anche un modo diverso di utilizzare queste risorse. C'è un territorio come questo, dovrebbe cominciare a ragionare in termini di co-maker, per cui non è che tutti fanno tutto, basta un impianto di dimensione ottima minima, specializzato per fare quel tipo di prodotto, e questo prodotto viene esibito a N produttori locali. Quindi c'è bisogno di orchestra in questo momento, perché i solisti hanno fatto il loro tempo, questo è il punto. Il solista è importante, ma poi servono anche gli orchestrali. Ringraziamo il professor Tiziano Bursi, quando vuole i nostri studi sono sempre a sua disposizione, grazie. Sono io che vi ringrazio. Sarà perché sono stanco dei politici, sarà per questa legge assurda, a mio modo di vedere, che è la par condicio, sta di fatto che quando ci avviciniamo alle elezioni, che siano politiche, amministrative o europee, mi viene il mal di nervi. Avviene anche quando soffia il vento, cioè entrambi non li sopporto e non vedo l'ora che passi la buriana, che passino presto, anche perché non è che ti venga voglia di andare a votare con questa legge, con questa par condicio che lo stesso Mentana ha definito stupida quanto sbalorditiva. E ha ragione, perché che senso ha la par condicio nel momento in cui la fai valere soltanto negli ultimi 40 giorni, nei 40 giorni che precedono le elezioni? La dovresti far valere sempre, al di là che questi soggetti politici, partitici stanno monopolizzando un po' tutto quanto, stanno monopolizzando i salotti televisivi, i giornali. Se prendete qualsiasi quotidiano, nelle prime 4 o 5 pagine ci sono loro. Se guardiamo tutti i programmi televisivi di approfondimento, ancora ci sono loro. Cioè, io la estenderei sempre, vieterei l'accesso dei politici a questi programmi di intrattenimento e misurerei la loro presenza sui giornali. Anche perché, se è vero che siamo in democrazia e non in partitocrazia, bisognerebbe dare spazio ad altri soggetti della società e non soltanto a loro. Insomma, la legge è assurda. Prendiamo per esempio l'ultima fiction che è andata in onda sulla Rai, Una buona stagione. Insomma, Marescotti, l'attore, uno dei protagonisti, è stato tagliato col macete dalla Rai perché è un soggetto politico. Non diciamo, visto che siamo in par condicio, non sveliamo il nome della lista, sta di fatto che la Rai ha tagliato
l'intero programma, proprio per rispettare questa legge assurda. Io mi diverto quando le elezioni sono finite, mi diverto a guardare i manifesti dei politici sbiaditi dal sole, logorati dalla pioggia, e mi chiedo se tutto questo sia logico, se invece non sia anacronistico. Aveva ragione il principe di Salina: tutto cambia perché nulla cambi. In realtà, che cosa è cambiato nel nostro paese negli ultimi lustri? È un po' questo che frena gli italiani, è un po' questo il motivo per cui cresce l'esercito di coloro che preferiscono andare al mare piuttosto che andare a votare. Io lo confesso, sono uno di questi, proprio perché negli ultimi anni sono riusciti a farmi disamorare della politica, e pensare che è una scienza civica tra le più preziose, quella che ci consente di esprimere un diritto e anche un dovere, ma piuttosto che andare a votare preferiamo rimanere qui con questa tegola sulla testa, che è la consapevolezza di non avere espresso un nostro dovere. Termina qui la puntata di questa settimana di Ceramicanda. Se lo vorrete potrete rivederla su www.tgarchitettura.com. Non dimenticate il nostro canale satellitare TG Architettura l'813 di Sky e la nuova web TV dedicata alla ceramica mondiale www.ceramicandainternational.com.